Andrea Margaritelli, Pistone Giordano, pavimenti in legno. E chi non conosce Pistone Giordano? Sembra una pubblicità, ma non è. Domanda, cosa avete fatto con la vostra presenza in Biennale? È stata in realtà una sorpresa molto piacevole e ancora più piacevole perché inaspettata. E il curatore Luca Zevi ha avuto il garbo di selezionarci, di individuarci come un'azienda a suo modo di vedere meritevole di portare un contributo a un tema, quello di quest'anno del Padiglione Italia, che sicuramente non è convenzionale. L'industria viene resa protagonista a fianco all'architettura del pensiero architettonico. È un elemento di novità importante, a mio giudizio, che dà merito al ruolo dell'industria nell'economia italiana, specialmente in un periodo come questo in cui sicuramente il gioco di squadra, essere insieme, architettura e industria, momento culturale, momento economico è particolarmente importante. Poi, perché è una metafora, mi sembra che voi lavorate in un settore in cui il piano è comune a molti, no? Però l'avete reso molto particolare. Assolutamente, lavoriamo con un materiale antico che è il legno, che cerchiamo di reinterpretare in forma contemporanea, e qui il pensiero architettonico aiuta molto, la cultura della progettazione aiuta molto, e soprattutto ciò che ci rende molto vicini alla tematica del Padiglione Italia di quest'anno è avere le fronde necessariamente esposte ai mercati internazionali. Oggi non si può non essere aperti all'internazionale, ma le radici ben profonde, ben radicate nel territorio italiano, dove attingiamo dalla nostra cultura, dal nostro portafoglio identitario, una lingua vitale. In questo senso è stata interpretata la nostra presenza da parte del curatore al Padiglione Italia, cosa che ci ha ovviamente fatto tanto piacere. Il nostro blog, che si chiama Blog Do, parla di materie, di colori e anche di sostenibilità, perché secondo te argomenti che vanno declinati insieme? Direi che il legno li possiede in qualche maniera tutti e tre, perché è materia per antonomasia. Io ricordo che il legno nell'antichità latina era materia, per antonomasia lignea, materia, ma si diceva materia e legno, e colore perché la natura che lo, in questo caso lo disegna di una moltitudine di colori straordinari, ed è sicuramente l'identità, nel senso che porta traccia dei saperi dell'uomo, del saper fare, della capacità artigianale. In ogni caso molto vicino alle tematiche. È anche un materiale che sia alla sua origine che nella lavorazione ha fatto passi enormi nei principi di sostenibilità di un prodotto e anche dell'intero ciclo di vita del prodotto. Assolutamente sì, perché è forse il materiale che, se ci riflettiamo, è sostenibile per antonomasia. Va a energia solare e ad acqua, non lo dobbiamo mai dimenticare, alimentato da questa energia. La pianta, il straordinario processo di fotosintesi, è un processo che assorbe anidride carbonica, rilascia ossigeno e produce un materiale di scarto che è un materiale di tanto di cappello, perché il legno stesso che è un materiale, le foreste sono uno straordinario filtro naturale che permette al nostro ecosistema di mantenersi equilibrato nei rapporti tra ossigeno rilasciato e anidride carbonica assorbita, e quindi è un materiale sempre rinnovabile se si ha la cura di coltivarlo. Questo è un sé importante, e se non viene rispettato questo passaggio importante si impoverisce le risorse del nostro pianeta, ma con un piccolo poco di attenzione, se ogni pianta tagliata, come il Pistone Giordano ha provato a fare da molti anni, si ripianta, il patrimonio è inesauribile e ha impatto.